grazie. Per una splendida donna che scende dal palco, sta per raggiungermi qui un uomo straordinario che so che è originario proprio di queste parti, ma vive nella mia città, Roma. Buonasera a Gianni Di Gregorio. Di Gregorio, non è che abbia bisogno di tante presentazioni perché ha curato la scenografia di tanti film, ha contribuito al successo come attore, come regista. Buonasera, che piacere. Un microfono per lei, prego. Io sono emozionato, non mi aspettavo di dover salire. Venga qui, salire. Scusi, adesso veramente vi abbraccio, non vi mollo più, perché non, no. Vede? Abbiamo questa cosina qua, sì. E come ci spiegava la signora Brosciardi, il tecnico qui delle luci, sì. Se non rispettiamo questa posizione, veramente, se la prenderà con me a fine serata. Veramente, ecco. No, è un piacere averla qui stasera, cioè dal pranzo di Ferragosto, con il quale ha ottenuto, lo ricordiamo, il David di Donatello, e poi ancora la sceneggiatura di Gomorra, Gianni Le Donne, Sembra morto, ma è solo svenuto. Certo, stazione, sì, di servizio. Insomma, non si sa da dove iniziare. Beh, sì, io vi ringrazio tantissimo. E, sì, sono emozionato perché questo poi è un premio internazionale importante che premia poi la fotografia, che è il cuore, insomma, è l'essenza del film. Quindi, e poi Teramo, insomma, io vengo da lì. È vero? La mia famiglia, sì, è originaria di Penna Sant'Andrea, un paesino qui vicino, e dunque torno sempre con una gioia infinita. Ecco, ma una domanda che nasce spontanea, anche lei è un uomo estremamente versatile, che fa tante cose, ma come fa a dividersi tra le tante attività? Ma in realtà il cinema è una sorta di malattia, ma io so che tutti... presenti, tutti malati qui, tanti, no? Amici, ce ne sono tanti, è una sorta di malattia che si manifesta e poi prende delle strade diverse, ma quando cominciano è difficile liberarsene. Beh, meno male, meno male, noi siamo contenti che lei e tanti altri non se ne vogliano liberare, speriamo che non ve ne vogliate liberare mai. Nel frattempo, grazie. Insieme a Gianni Di Gregorio, sì. Vediamo una clip che la riguarda. Va benissimo. Andiamo lì, quell'altra, vede, c'è un altro asterisco anche qui. Senti, scusa, ma tuo figlio la Coca-Cola non la porta? Io ho 86. No, adesso aspetta. Se l'ha dimenticato forse. Gianni? Gianni? Veramente devo dire che si è predicato. Se tuo figlio ti ha segnato molto, molto bene. Forse meglio di te. Tu che ne sai? Io lo so. Allora sai che ti dico? Gli ho insegnato proprio io. Ecco, insegna l'arte. Gianni, non ne faceva mai una giusta, che esagerato, ti sei messo pure quella parannanza a un certo punto, dice, non andava bene niente, insomma. No, un lavoro divertentissimo, ma noi siamo curiosi, c'è qualcosa in cantiere che potremo vedere presto? Sì, spero di fare un film in primavera, sto combattendo per quello.
sta combattendo anche con i tagli, con tutto, la crisi, sì. I problemi che conosciamo, ma non abbiamo intenzione di fermarci, lo vogliamo ribadire? No, assolutamente, non ci fermeranno mai. Non ci fermeranno sì. mai, e su queste parole io vorrei veramente un grande, grande applauso. Grazie. E per questa tenacia, per questa convinzione, per la sua creatività, il premio Gianni Di Venanzo la vuole omaggiare con una targa per la consegna. Vorrei qui il professor Giampiero Consoli, docente dell'Università D'Annunzio di Pescara e di Chieti. Perché è un po' profeta in patria, cosa che poi succede raramente, riceve un premio nella sua città di origine. Buonasera. Buonasera. Benissimo. Grazie. Vuole, prego, diamo il microfono. Volevo fare i complimenti e gli auguri a Gianni e per dirgli che, allora innanzitutto, siamo quasi parenti, quasi. Una carrambata? Ci vuole dire no. di più? Perché tu hai sposato una figlia di Pietro, e la quale è il quale è lo zio della moglie di mio fratello, insomma, un po' complesso. Non abbiamo capito niente, ma ci fidiamo. Sono Cascella, parenti. Cascella, una dinastia di artisti. Quindi complimenti. E poi l'altra cosa ti voglio dire, grazie per questo film. Mia mamma fa tra una settimana 86 anni e glielo faccio rivedere per la seconda volta. Grazie. La targa la vuoi consegnare? Quella tanto rimaneva in famiglia, no? Giustamente. Grazie tanto. Complimenti, complimenti ancora. Una foto insieme. E ancora un applauso a Gianni Di Gregorio. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Per il suo lavoro, speriamo di vederla al cinema quanto prima. A questo punto io invece chiederei l'aiuto della regia, perché noi vediamo subito un contributo video che introduce la nostra prossima ospite. L'appuntamento è sulla spiaggia di Mondello. Prendo un autobus che scorre lungo il mare, attraverso le case basse, palmeti a gruppi e gli spazi che lasciano intravedere l'acqua, sormontata sul fondo monte che ora è cupo. Piove piano, a tratti, dal cielo scuro all'orizzonte e più chiaro sulla testa, mentre sulla spiaggia sbatte la schiuma bianca. Ci vediamo al Bar Caraibi. La spiaggia deserta e umida è piena di vento e flagellata dall'acqua. Ora che il vento di questo mare impetuoso passa sulle nostre teste, mentre i respiri sono grossi e il mio corpo cova lentamente un altro corpo, cerco di capire i confini di questo amore, così trasformato nel tempo, così mutato e così sfuggevole, cercando di raccoglierne quell'essenza prima che sparisca per sempre. Alla stazione, scruto fra le ciglia ciò che passa nel cielo, un cielo sereno e celeste, striato appena di bianco. La schiena è schiacciata sulla panchina e tale è la durezza che fatico ad alzarmi. Sono diventata pesante e inarticolata, irrigidita nel sacco a pelo, solida come una pietra. L'uomo di fronte a me è di ghiaccio. Non fa un solo gesto per osservare chi è intorno. Di tanto in tanto, aprendo gli occhi, mi fissa. Su di lui la mia fantasia fa un balzo. Non mi meraviglierebbe se portasse la pistola. Quest'uomo ha la faccia da killer. La mascella da killer, gli occhi e i vestiti da killer. Ed è vigile come un killer quando spalanca i suoi occhi, belli su di me, chiedendomi senza parlare: che vuoi? Danza del
Mondadori, la scrittrice questa sera è qui con noi. Diamo il benvenuto a Maria Pia Ammirati. Insieme all'autrice del libro, io vorrei qui sul palco anche la giornalista Laura De Berardinis. Buonasera, buonasera Maria Pia Ammirati. Complimenti. Grazie. Mentre ci raggiunge, prego, sì sì, qui sempre tutti nella posizione dovuta. Buonasera a Laura De Berardinis. Il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ha una sezione cultura, a quel punto diventa FAI Salotto e quindi io lascerei proprio a voi un salotto o comunque qualcosa di comodo dove le signore si possano accomodare, perché vogliamo assolutamente sapere qualcosa in più su questo lavoro, la danza del mondo. Cosa mi dite dalla regia? Facciamo far salotto, le facciamo accomodare le signore o possono stare così? Magari siamo più rapide e non annoiamo. Bene, allora entrano le sedie. Così non annoiamo, continuiamo a fare una chiacchierata se volete informale. Intanto diciamo che quel book trailer non è mio, ma è di un regista bravissimo che si chiama Paolo Carrino. Siamo in un posto che celebra il cinema e la fotografia, quindi è giusto che sia menzionato l'autore. Assolutamente, però a questo punto vogliamo sapere anche qualcosa dell'autrice del libro e del suo libro. Va bene, siamo qui. Grazie, grazie, siamo ben felici con il FAI Salotto proprio di ospitare Maria Pia Ammirati. FAI Salotto quest'anno entra nella sua terza stagione e questo è il primo appuntamento, un appuntamento reso possibile grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale Teramo Nostra e quindi con il suo presidente Piero Chiarini, e il FAI di Teramo è rappresentato dal capo delegato di Teramo, appunto Franca Di Carlo Giannella. E noi stasera ospitiamo una scrittrice importante che in passato è stata anche finalista con altri romanzi, sia del Campiello ma sia anche con il premio Strega. È una donna che comunque ha un impegno anche molto importante in Rai, perché è dirigente Rai, vice direttore di Rai 1 e si presenta a noi con questo romanzo, La danza del mondo. La danza del mondo rievoca già nel titolo l'opera di Matisse. Che tipo di danza è? E poi parliamo anche un po' del collegamento che c'è tra la scrittura e il cinema, visto che siamo su un palco narra di cinematografia. Bene, bene. No, scrittura, come sappiamo, è quasi un'ovvietà. Scrittura e cinema hanno qualcosa di più che un'amicizia, direi una sorellanza, visto che siamo qui tra donne, diciamo una sorellanza. È un rapporto anche rapinoso, se vogliamo. Il cinema ha rapinato tanto, giustamente, perché sia il cinema che la scrittura, in questo caso la scrittura di romanzi, come sappiamo, si servono di storie, le storie devono essere alimentate continuamente. Il cinema si è alimentato tanto di scrittura, di romanzi, di grandi romanzi, ha rimesso in scena grandissimi romanzi. Abbiamo prima visto Henri De Luca, ma possiamo ricordare grandi storie anche recenti, Miserabili, Anna Karenina, per dire grandi cose, ma il cinema ha anche preso soggetti, anche più, soggetti più piccoli dai romanzi. Io direi però un'altra cosa forse meno ovvia, che è quella che noi scrittori e gli scrittori soprattutto negli ultimi anni hanno a loro volta rapinato il cinema, cioè nel senso che gli scrittori guardano molto al cinema, molto, tanto per il grande fascino dell'immagine, della capacità di ricreare e di rappresentare la realtà, di ricreare grandi personaggi e piccoli personaggi, perché non sono solo grandi personaggi, sono anche piccoli. E quello che ci dà il cinema, soprattutto per chi scrive, chi ama il cinema come me, per esempio la tecnica, sono le grandi tecniche della cinematografia. Una delle cose sostanziali nella post-produzione, per esempio, è il montaggio. Difficilmente oggi uno scrittore non ha consapevolezza di che cos'è un montaggio e come si monti una storia, e quindi da questo punto di vista il cinema è diventato maestro per la scrittura, maestro in particolare per il romanzo. Tu dicevi bene della danza. Io ho avuto modo di dire, quando mi è stato chiesto più volte, perché noi scrittori, come anche molti amici del cinema che vedo qui, che sono attori ma che sono le maestranze che fanno ogni giorno la cinematografia, si muovono a presentare le loro opere, e una delle domande è perché questo titolo e perché la danza del mondo. In realtà un rapporto vicendevole, è il mondo che si muove, siamo noi che ci muoviamo intorno al mondo. La prima immagine che io ho avuto pensando a questo libro
che è un libro di movimento, poi magari spieghiamo brevemente perché, è proprio la danza di Matisse, questo colore blu, verde, con delle figure che girano intorno al mondo, in una sorta di idea di ricreazione continua delle storie, ecco, di grandi storie che si muovono intorno al mondo, ma anche del mondo che continua a girare in maniera, ti direi, inesorabile, quindi costante. La scrittura è una scrittura molto disincantata, i personaggi sono quasi sfumati, entrano ed escono dalla scena in maniera quasi impercettibile, un po' come li avrebbe disegnati forse Matisse, ma la protagonista è Linda che a un certo punto decide di fuggire. Che tipo di fuga è quella di Linda? Per questo è un libro, anche la danza è anche questo movimento, è il movimento di una donna che decide di scappare e lasciare la sua vita normale, una vita di donna benestante, di ragazza borghese, perché è una ragazza, è una donna non della mia età, ho pensato, sono stata, come dire, attratta dall'idea di creare un personaggio che fosse un po' lontano da me, che fosse una donna giovane, una ragazza di 25 anni, quindi capire cosa succede nella testa di una giovane ragazza che, benché solidamente, diciamo, nella società, anche sposata, tranquilla da un certo punto di vista, benestante, borghese, improvvisamente decida di lasciare tutto perché si sente inadeguata, perché non sente più che il mondo gira intorno come vorrebbe, il ritmo non c'è più, tutta una questione di ritmo e di luce, la luce, la fotografia, e quindi Linda decide di fuggire in una maniera, diciamo, diversa da come potrebbe pensarsi un viaggio, perché questo è un libro, è vero che è un libro di viaggio, un libro d'amore, di viaggio, di incontri, però è un libro anche di fuga. In realtà, più che la pianificazione di un viaggio, la protagonista deliberatamente e con coraggio decide di buttare quella che è la vita normale. La vita normale è fatta di cose che noi di cui non ci accorgiamo più, fatta di telecomandi, di telefoni, è fatta di carte di credito, fatta di macchine, è fatta di tanti oggetti, e il coraggio di questa giovane donna è quella di liberarsi di tutto e di ripartire da zero per andare incontro a una serie di avventure, perché poi il romanzo deve essere un romanzo anche di azione, quindi d'avventura. E venendo anche al suo ruolo, il ruolo che svolge il Rai, lei ha sempre tenuto distinto quello che è la sua attività in Rai, appunto, di vice direttore, rispetto invece a quello di scrittrice, come un volere un po' non contaminare i due mondi. Beh, a favore della scrittura. Io che sono, diciamo, cresciuta anche in un clima in cui le contaminazioni sono necessarie, no? Cioè la mia cultura è una cultura che ha acquisito la contaminazione soprattutto tra le arti, ma anche tra il basso e l'alto, quindi tra cultura popolare e cultura aulica, come una cosa sostanziale quasi, no? Come di ricreazione incessante, appunto, di opera e di creazione. Ti direi che sì, faticosamente faccio una cesura, nel senso che è faticoso distinguere una vita, che comunque è un percorso, una quantità di ore, è uno spazio limitato, però sì, separo le carriere, in questo caso la separazione netta delle carriere, perché la scrittura ha bisogno di altro, ha bisogno di una fatica diversa da quella che è la televisione. La televisione è un grande mezzo di comunicazione, però è un mezzo di comunicazione popolare, io mi occupo quindi di linguaggi popolari ogni giorno, e poi di sera cerco di fare altro e mi alleno sul romanzo, che trovo comunque forse quella la più grande arte di comunicazione popolare ancora oggi, e da cui tanto cinema, da cui tante storie. E qual è il suo modo di scrivere? So che non si ispira in realtà a sentenze, a fatti di cronaca, ma è un'altra la sua fonte. Ma le fonti sono tante, in realtà la fonte, cosa dire, io dico di uno scrittore in generale, poi riportandolo su me stessa, la domanda è sì, da dove prendi poi tutta la materia che poi vai a elaborare, lasciamo da parte la post-produzione, ma cosa succede nel momento in cui decidi di scrivere una storia? Secondo me, come spesso amo dire, io mi considero gli scrittori come il filtro del mondo, cioè noi siamo un filtro, ci riempiamo di incrostazioni, che sono le storie, che sono le vicende, che sono i fatti, e a un certo punto c'è bisogno di scrivere. E io aspetto questa cosa, non sono costretta a scrivere,
direi che ho il privilegio di non essere costretta a scrivere, ho solo il grande piacere, quindi nel momento in cui scatta la necessità di doverlo fare, molto spesso scatta perché c'è una parola che mi piace, alcune volte in altri libri sono partita persino solo da una parola, in questo caso io sono partita da un'altra cosa, sono partita dalla sfida, devo dire, con mia sorella, lo posso dire, che mi chiedeva un romanzo diverso dai miei, i miei sono romanzi molto duri, molto forti, poco lirici, alirici direi, e lei mi ha sfidato dicendo un giorno tu non sai scrivere un romanzo d'amore, e io ho detto no, vediamo, adesso io scrivo un romanzo d'amore, quindi mi sono esercitata su uno dei temi più difficili su cui l'esercizio è stato fatto soprattutto dal cinema, direi, nella maniera meravigliosa in cui il cinema ha allestito grandi, straordinarie storie d'amore, io ho provato, dopodiché non so se ci sono riuscita perché l'amore per me significa molte cose. Ma c'è dentro anche tutta una rielaborazione della letteratura che conta, che va da Platone a quella contemporanea. Peraltro io voglio anche cogliere l'occasione di salutare l'avvocato Cinzia Mirati che questa sera è stata citata per questo motivo, per il motivo che è riuscita a farmi scrivere una storia d'amore. Guarda, io sono una grande lettrice e ho studiato, insomma, mi sono laureata in letteratura, per cui insomma ho anche dalla mia la possibilità di aver letto tanto, ecco, e anche quello fa parte delle incrostazioni. E questo è un libro però dedicato alla scrittura, se volete, meridionale, perché è un libro che va verso la Sicilia, verso la luce, verso il caldo, anche se è inverno, e verso il mare, elementi fondamentali per me. E in questo caso ci sono almeno due scrittori a cui ho dedicato il libro, che sono Vittorini, al quale dedico una delle scene, che è quella del traghettamento, per ricordare appunto un grande della scrittura siciliana, e uno scrittore meno conosciuto che è Stefano D'Arrigo, grande siciliano, straordinario scrittore dell'Orcino Sorca. Insomma, comunque ha tanta scrittura che entra, Alda Merini, perché è citata qui con un verso. Noi siamo tessuti di vite e di libri e tutti finiscono là dentro. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie. Ma io ringrazio Laura De Berardinis, vi ascoltavo da dietro le quinte, è stata un'occasione per conoscere meglio questo testo così intenso e interessante. A questo punto, per la consegna del riconoscimento, io vorrei che ci raggiungesse qui sul palco il presidente del FAI, Franca Di Carlo. Io ringrazio Maria Pia Mirati che insomma ha accettato questo invito da parte nostra e da parte di Teramo Nostra, e non è la prima volta che Maria Pia ci ospita, perché ci ha ospitato per noi del FAI per una lezione di comunicazione fatta proprio a Rai 1 Mattina. Gli autori, Franco Di Mare, Elisa Soardi e tutti quelli di Rai 1 Mattina hanno fatto a noi una lezione di comunicazione. La ringrazio. Sono contenta, però io sono io a ringraziare voi questa sera. No. Ringrazio naturalmente Piero Chiarini, che ci dà sempre la possibilità di essere presenti con lui, è una sinergia molto importante che due associazioni stanno insieme, perché l'unione, come sempre si dice, fa la forza. E ringrazio ovviamente Laura, che è la responsabile del FAI Salotto e che naturalmente ci dà una mano molto importante. Grazie. Siamo pronti per la consegna del riconoscimento. Maria Pia Mirati, grazie, riceve la targa dalla presidente del FAI, Franca Di Carlo. Anche per voi una foto per ricordare questo momento. Grazie, ancora complimenti Maria Pia Ammirati. A questo punto, arrivederci, grazie mille. E a questo punto è arrivato il momento di un'amica di questo premio, che ha deciso questa sera di essere con noi per portare il suo saluto, Emanuela Saino. Manuela Saino, un'attrice giovane ma con una carriera molto corposa già alle spalle, eccola che arriva, la accogliamo con un applauso.
giovane e bellissima. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Ciao Manuela. Pamela, sempre. Pamela, scusami, scusami, guarda, cioè, abbiamo un piccolo errore. Pamela. È un piacere essere qui, è la seconda volta che sono presente, grazie ancora per l'invito. Senti Pamela, noi dobbiamo fare con te anche un minimo di gossip. Noi ci eravamo molto appassionati, tra le altre cose, nel vederti in una serie di grande successo che è Don Matteo. Sì. Però siamo anche molto dispiaciuti perché sappiamo che non sei più parte del cast. Eh sì, a me appunto è stata presa questa scelta di eliminare il personaggio di Patrizia a favore di nuove linee narrative. Insomma, il pubblico è molto dispiaciuto. Ce ne faremo tutti una ragione. Ce ne faremo una ragione anche perché tu sei giovane. La serie andrà sicuramente benissimo come è andata bene gli altri anni. Sono anche contenta, cioè ero molto affezionata al personaggio, quindi sicuramente è stato un grande dispiacere lasciarlo, però appunto sono contenta anche dopo 13 anni di poter fare altro e poter rappresentare nuovi personaggi. Sì, è vero, perché a volte si dice anche che per un attore che per lungo tempo interpreta un personaggio si rimane, no? Si rischia di rimanere un po' ingambiati, invece visto che sei così giovane, questa per te mi auguro che possa essere anche un'opportunità per metterti alla prova con nuovi lavori. C'è qualcosa nel futuro che ci puoi anticipare? Sì, assolutamente. A marzo sarò nella miniserie diretta da Gianni Lepre con protagonista Virna Lisi, Il Signore sia con te, dove interpreto un personaggio bellissimo che mi ha dato tantissime soddisfazioni, che è Suor Maria, una ragazza molto forte, molto battagliera, che si ritroverà ad avere a che fare con la guerra in Congo, che trasformerà completamente il suo personaggio, quindi sono molto contenta. Appunto. Quando è che potremo vederti, quindi? Credo a marzo, se non ci saranno cambi di palinsesto, insomma, a marzo. Benissimo, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. E grazie ancora per essere stata con noi grazie questa sera. Grazie a voi. Grazie. Pamela Saino, questa volta la chiamiamo con il suo nome corretto. E a questo punto siamo arrivati a un momento importante di questa serata, perché ci avviamo alla consegna dei riconoscimenti più ambiti del premio Gianni Di Venanzo. Quindi siamo al premio migliore fotografia film per la TV, intitolato tra l'altro all'amico Beppe Berardini, direttore della fotografia e assiduo sostenitore del premio Di Venanzo. E allora, premio per la migliore fotografia film TV per Il caso Tortora, dove eravamo rimasti, di Ricky Tognazzi, premio ad Alessandro Pesci. Buonasera Alessandro. Microfono per te. Il caso Tortora, dove eravamo rimasti, un film intenso e un riconoscimento non solo questa sera ma proprio da parte del pubblico meritato. Intanto sono contento di ricevere una targa con il nome di Beppe, che con il nome di Beppe, che era un caro amico, e quando parlava raccontava sempre cose straordinarie. Ringrazio la giuria, tutti quelli che mi hanno votato e grazie per il momento. A questo punto io direi di raggiungere quella famosa postazione per vedere insieme le immagini che lo riguardano. Conosce quest'uomo? Visto in vita mia. Si chiama Giuseppe Puca. Giuseppe, stai zitto! I carabinieri l'hanno arrestato lo scorso marzo a Lecce. Qua Giuseppe, sei in arresto! Erano sulle tracce di qualcosa di molto prezioso. Si spieghi meglio. Giuseppe Puca è un pezzo da 90 della nuova camorra organizzata. Teneva nota su un'agenda, capo, guarda, di tutte le persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con l'organizzazione di Cutolo. Che cosa c'entro io, signor giudice? C'era anche il suo nome su quell'agenda, signor Tortora. Come c'era anche il suo nome? Scusi, a marzo l'avete trovata. E per quale motivo ne veniamo a conoscenza solo adesso? Questo è secondario. L'importante è capire perché il nome del signor Tortora si trova sull'agenda di un pericoloso camorrista. Ed è secondario che i carabinieri trovino il mio nome e non abbiano l'accortezza di chiamarmi per dire: signor Tortora,
Forse lei è in pericolo. Forse c'è qualcuno che vuole farle del male. Enzo, vorremmo consultare questo documento. Credo faccia parte dei nostri diritti. Purtroppo l'agenda non è qua. Come non è qua? Io chiedo formalmente che venga messo a verbale. Ne abbiamo menzione sul verbale, ma l'originale non è disponibile. Come può non essere disponibile? Mi perdoni? Si deve rassegnare. Evidentemente i nostri uffici non sono efficienti come i vostri studi privati, avvocato della valle. Bene, signor giudice, di cosa stiamo parlando? Voi accusate il mio cliente sulla base di dichiarazioni di cosiddetti pentiti, dichiarazioni non comprovate, effimere, e su un'agendina trovata a marzo, di cui noi non sapevamo niente, e che per quanto ci riguarda potrebbe anche non esistere. Insomma, zero più zero fa zero. Per me abbiamo finito qua, avvocato della valle. Molto bene. Mi permetta di dire che questo non è un modo corretto di procedere. Di questo lavoro, io non so, ma che effetto fa chi l'ha realizzato? Cioè, si emoziona sempre come ci emozioniamo noi nel rivedere il prodotto di quello che ha realizzato? Sì, sì, poi questo è un lavoro che, a parte che trattava un tema importantissimo, molto legato al sistema giudiziario italiano, quindi un caso drammatico. E sono proprio contento di prendere questo premio perché la dicitura film TV è importante piuttosto che fiction, perché comunque è una zona di sostegno del nostro lavoro molto importante, quella della produzione televisiva, dove affrontandola con buona volontà si possono fare delle cose molto molto buone e fare degli ottimi lavori senza avere un po' quella deriva un po' a volte poco interessante che ritroviamo in certi lavori televisivi che spesso non ha ragione d'essere, insomma, quindi si può far bene la TV e... Si può far bene la TV e questa è la dimostrazione. E il riconoscimento arriva quando si fa un buon lavoro e quindi noi siamo pronti per la consegna di questo premio. Io lo dedico ai miei figlioli che sono lì, Alberto e Paolo. Li vogliamo vedere, alzate una mano, fatevi vedere. Ecco, i giovanissimi, immagino orgogliosi del papà, no? Sì, ragazzi, dovete esserlo, veramente. Noi chiamiamo qui il preside dell'Istituto Alberghiero di Poppa, la professoressa Silvia Manetta, per la consegna di questa targa. Premio Beppe Verardini per la migliore fotografia film TV a Alessandro Pesci. Sono molto onorata di consegnare questo premio che va a sottolineare un po' le carenze del sistema della giustizia italiana. Lei è molto coraggioso. Grazie ancora. Grazie ancora, complimenti e buon lavoro. Abbiamo voglia di vedere ancora prodotti di questa qualità tra i film TV. E andiamo avanti perché è arrivato il momento di consegnare la targa speciale della giuria premio Marco Onorato per Razza Bastarda di Alessandro Gassman a Federico Schlatter. Facciamo un applauso più caloroso per accogliere questo ospite che riceve un premio prestigioso. Buonasera, prego, ecco, grazie. Microfono per lei. Però ci dica, perché siamo molto curiosi di sapere anche com'è andata la realizzazione di questo film, anche nel rapporto con Alessandro Gassman. È stato molto divertente, è stato un film in qualche modo, nonostante diciamo il film fosse un piccolo film, è un lavoro facile, che Alessandro è stato molto bravo a comunicare quello che voleva e quindi è stata
una cosa abbastanza in discesa, tanto più che gli attori venivano da una lunga tournée di, mi sembra, 240 repliche del spettacolo da cui il film è tratto, quindi era assolutamente collaudato. È stata una bella avventura, è stato divertente, come non capita spesso, diciamo, succede nel nostro lavoro, quando invece magari sono tensioni, fatiche. L'empatia lotta. È importante, non solo nella vita privata, ma anche forse soprattutto quando si lavora. Allora noi siamo pronti per vedere un estratto da questo lavoro di Alessandro Gamperman e Federico Slatter. Grazie. A me che tu mi vendi roba con taglio di 20%, invece taglio di 40%, taglio di 50%, io perdo clienti. Quando entri bussino è arrivato l'erede. Da tua madre tu gli devi baciare i piedi. Ti faccio domanda, tu ce l'hai un amico che ti scaccola naso? No, ma certo che ce l'hai, sono io che ti scaccola naso. Hai capito quello che ti ho detto? Per me fai tutto. Certo che c'è gusto. Tu c'hai Piscala, non mi dici? Dico, mi dici per favore chi cazzo è questo? Dai, cucciolo, fai presentazione di papà. Papà non mi chiama Cuccio. Dico, non ci stanno parole, Ti ha lasciato perché sei un romeno del cazzo. A me non mi piace che tu ti nascondi di me, è una cosa che mi fa incazzare! Tu mi dici una volta, tate, io mi vergogno di te e non parlo più. Una volta, tate, io mi vergogno di te e non parlo più. No, non mi vergogno di te. Non so mica, è venuto all'Italia per far spacciatore, ma se sei rumeno e hai fatto galera, chi cazzo puoi fare? Jean Paul Sartre ha scritto una frase molto bella che ti dovresti tatuare sul pisello. Io sono quello che faccio con quello che gli altri hanno fatto di me. Che devo fare? Ribaldo? Tu pensa a fottere la roba a tuo padre, al professore la porto io. Io ho venduto merda per tutta la mia vita per fatta sta fuori, non cercate a fregarmi che io ti ammazzo, Vuoi restare nella merda o ne esci? Tutto dipende da te. Tu guarda la sfera magica, cosa nasconde di futuro di Cucciolo? I soldi o la roba indietro? Guarda che tu non lo trovi uno che ti vuole più bene di me, che quando c'hai i soldi gli amici li trovi dappertutto, quando invece stai con le pezze al culo gli amici spariscono tutti, a me invece mi trovi sempre qua. Riceve questo riconoscimento che verrà consegnato direttamente dal presidente UNICEF Amelia Rubicini. Mentre il presidente ci raggiunge, volevo chiederti una cosa, ma c'è una differenza nell'approccio al lavoro quando si sa di lavorare così in bianco e nero? Beh, assolutamente, è molto stimolante perché è un lavoro di astrazione molto più alto di quando uno fa un film a colori, visto che noi vediamo a colori, pensarlo e immaginarlo prima di farlo in bianco e nero pone, diciamo, un accento diverso all'appunto del lavoro. Un merito in più, visto che prima è stato semplice. Buonasera, ben buonasera, arrivata. Grazie. Grazie Presidente. Mi scusi, ma facevo altre domande perché questi sono maestri dai quali bisogna cercare anche un po' di capire e carpire alcuni segreti. Grazie, ringrazio l'organizzazione. Vuole l'aiuto? Prego. Io dico, come UNICEF ringrazio veramente tanto per questa opportunità che mi è stata data di consegnare questo premio a una persona così speciale. Grazie, grazie mille. Grazie, ancora complimenti a Federico Slatter. Grazie, buon lavoro.
Grazie mille, noi andiamo avanti perché dalla televisione al cinema siamo giunti al momento della consegna degli esposimetri d'oro, quindi i premi più prestigiosi di questa serata. Io vorrei che tornasse qui sul palco con me Stefano Masi, il presidente di giuria. Avevo promesso che ci saremmo rivisti nel corso della serata, nel frattempo mi auguro che abbia avuto tempo di godere dei vari ospiti e delle varie interviste che abbiamo fatto. Salve. Tutto bene? Come è andata? Bene. Io molto bene, lei? Bene. Sono molto interessante. Davvero. Duccio era fortissimo poi. Duccio era fortissimo, mi è piaciuto molto. Lei ricorda la lezione invece di abruzzese che ci ha fatto il professore? Quello non ho studiato molto però. Non ha studiato, a ripetizioni d'Anduccio, va bene? Okay. Lei si rende disponibile? Perfetto, allora è andata. Allora, noi siamo arrivati al momento di questi riconoscimenti importanti. A tal proposito vuole aggiungere qualcosa? Beh, certo, abbiamo visto già dei film straordinari perché il lavoro fatto da Alessandro Pesci per questo film TV su Tortora è davvero una cosa straordinaria, perché guardate che vedere su uno schermo grande un'immagine progettata per il piccolo schermo non è uno scherzo. La maggior parte dei TV movie si spappola, e anche il lavoro di Federico Schlatter, questo bianco e nero così contrastato, espressionista, è una cosa pazzesca, veramente un altro applauso. Un altro applauso, mentre questo rimani con me adesso, vero? Come sì, vuole, sì, assolutamente. Qui nella posizione, vero? Ormai sì. Abbiamo imparato, è diventato il terrore di tutti gli ospiti. Non mi accosto troppo posizione. Perché da qualche parte c'è mia moglie. Beh, non si preoccupi, guarda, io ho la mia mamma in prima fila che è qua e controlla, quindi è tutto, allora, tutto va allora, bene, possiamo mamma, andare avanti, benissimo. Signora mamma, buonasera. E allora, noi siamo pronti per presentare il primo esposimetro, e allora esposimetro d'oro alla memoria per la 18ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica a Giuseppe Ruzzolini. Non sapevo di questo cambiamento di programma. È il figlio. Io e mia sorella. Io ho conosciuto Giuseppe Ruzzolini tanti anni fa, proprio facendo questo libro sui direttori della fotografia. Era un po' anziano, ma non tanto. È un personaggio molto particolare del cinema italiano, che ha fatto tantissimi film importanti negli anni 60, negli anni 70. Però tutti raccontavano una cosa, non lui, che aveva un caratteraccio terribile. E forse per questo ha litigato con troppe persone e non ha avuto probabilmente quel riconoscimento che gli spettava. Lui è stato un uomo legato a tanti registi importanti, a tanti produttori importanti. Dino De Laurentiis lo considerava uno dei suoi direttori della fotografia preferiti, perché sono i direttori della fotografia che spesso scelgono, no, sono i produttori che spesso scelgono gli operatori. E insomma è un riconoscimento che Teramo, visto e considerato che insomma, siamo diciamo del campo, doveva a questo grande nome della fotografia italiana. Grazie mille per il riconoscimento, vuol dire che papà ancora non è stato dimenticato e da figlio sono orgoglioso di questa cosa. Non è stato dimenticato e noi lo vorremmo ricordare anche attraverso delle immagini che vediamo insieme. Grazie.
mi hanno detto che qui c'è un bianco, dove... Senti, sto cercando un bianco. L'hai visto per caso? Dove lo trovo? Non gli voglio fare del male. È mio fratello. Che cosa fai qui? Sto pregando. Queste erano immagini tratte da Il mio nome è nessuno, un film, un capolavoro. A questo punto noi siamo pronti per la consegna di questo riconoscimento. Io vorrei che ci raggiungesse qui sul palco il cavaliere del lavoro, Gian Domenico Di Sante, presidente della Banca dell'Adriatico. Mentre vado a leggervi la motivazione, per aver vissuto da protagonista una delle più entusiasmanti stagioni del cinema italiano a cavallo tra gli anni 60 e 70, quando pose il proprio talento al servizio dei maggiori registi dell'epoca, da Pierpaolo Pasolini a Sergio Leone. Esposimeto d'oro alla memoria per la 18ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica a Giuseppe Ruzzolini. Io chiamerei a consegnarle a Daniele Cipri, che è un grande autore della fotografia, perché il dottor Gian Domenico non è impedito, è stato sempre presente in 17 anni, questa volta dobbiamo fare alcuni cambiamenti. Invito Daniele a salire. Di raggiungere il centro del palco, c'è qualcosa lì, c'è un miele che attira tutti i miei ospiti questa sera. Dico, è un'emozione, anche se è sostituzione, ma è niente, è un onore per me dare a un cinema che era fatto veramente da artigiani, anche se io sono, siamo tutti dei, come diceva il mio amico, dei malati, riusciamo a fare delle cose in poco tempo. Ecco l'omaggio grandioso al tuo padre. Grazie. Per essere stati con noi, sì, ma tu rimarrai con me fino alla fine, sarai il mio accompagnatore. No, adesso ora le ragazze ci portano immediatamente un altro microfono. Sì, guarda, possiamo scegliere, abbiamo delle splendide assistenti alle quali farei ancora un grande applauso questa sera. Grazie. Benissimo, allora noi siamo pronti per andare avanti. Nel frattempo, cosa ne dici? Come sta andando? C'è tanta emozione questa sera, non me l'aspettavo da parte degli ospiti. Di solito loro stanno dietro la macchina da presa, tu invece stai davanti e loro sono molto più timidi. Ma mi emoziono anch'io. Poi tu anche alta 1,80 m. Non pensare. È 1,80 m d'emozione, ce n'è ancora di più, guarda, sai. E allora noi andiamo al secondo esposimetro d'oro, premio miglior film italiano. E dunque esposimetro d'oro a un autore della fotografia italiana 2013 per il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino a Luca Bigazzi. Luca Bigazzi ormai è un maestro. Forse mentre lui si avvicina possiamo dire che lui oggi è quello che era Vittorio Storaro negli anni 70. Non ti grattare, non... però insomma, in effetti sei... Vabbè, grazie, è per me un onore veramente ricevere un premio intitolato a Gianni Di Venanzo, perché lui veramente è stato il più grande di tutti noi in Italia, secondo me, per le luci che ha messo, per come le ha messe e anche per quando ha scelto di non metterle, che ogni tanto non le metteva, come nel Consiglio Comunale di Napoli, nelle mani sulla città di Rosi. Lì bisognava avere veramente coraggio.
Ma quanto è importante potersi ispirare a un grande maestro per poi però andare a trovare la propria strada? Sai, io credo che ci ispiriamo un po' a tutto, al cinema, ma non solo al cinema, quindi è tutto un insieme, credo, spero. Benissimo, allora... E pensare che questo ragazzo con la barba un po' bianca aveva cominciato a lavorare nel cinema veramente da outsider, che più outsider non si può, con Silvio Soldini in film che costavano 40.000 lire alla fine degli anni 70, Giulia in ottobre, vero? Esattamente. Tu non eri un direttore della fotografia? Io non lo sono ancora, credo, però no, veramente. In realtà abbiamo cominciato con un film in bianco e nero che si chiama Paesaggio con figure, ce lo siamo autoprodotto, ma io non sapevo fare veramente niente ancora adesso, davvero. Beh, no, non credo che fosse proprio così, anzi è proprio nei film a basso costo che si vede ed emerge la bravura. C'è una cosa che devo dirvi, perché una volta lui mi ha detto una frase bellissima, che io ho parlato con tanti direttori della fotografia. Una volta mi ricordo che eravamo ad Alba in un festival, si sentiva il profumo della Nutella in questa città, e io dicevo, ma devo fare un'intervista. Lui già, insomma, ormai cominciava a averne le scatole piene di me, insomma, ma perché tu ci intervisti noi direttori della fotografia? Noi in fondo, e questa frase è bellissima, me la ricorderò sempre, siamo come degli idraulici, cioè c'è un tubo che perde e noi lo dobbiamo riparare. E tutto sommato sembra una stupidaggine, ma tu te la ricordi questa frase? Sì, è una delle tante stupidaggini che dico. È modesto in una maniera imbarazzante quest'uomo. Ebbene, noi siamo pronti invece, nonostante la sua modestia, a consegnargli un meritatissimo premio che riceverà dal comune di Teramo. Questa sera ci sono tanti cambiamenti e avvicendamenti, che arrivi qualcuno dal comune di Teramo e tra poco scopriremo chi è. Ed ecco, finalmente un premiatore che si fa coraggio, mentre io leggo la motivazione per aver sostenuto con il suo stile, il suo senso dell'equilibrio, l'incessante balletto della camera di Paolo Sorrentino nel film La Grande Bellezza, per aver magistralmente interpretato attraverso la luce la malinconia dell'immagine della città di Roma. Buonasera, prego, certamente. Vorrei dire tre cose in 15 secondi. Grazie alla signora Martine Brochard per le belle parole che ha detto sulla nostra città. Grazie di cuore, veramente. Peraltro devo dire che il fascino non ha tempo, devo dire veramente di cuore. Un'altra cosa la voglio dire a Teramo Nostra, perché forse non tutti sanno che Teramo Nostra, Piero Chiarini, il maestro Mirangelo, oltre a fare questa cosa meravigliosa che è il premio di Venanzo, che far conoscere Teramo in tutto il mondo, quindi grazie per questo, fanno tantissime attività culturali nella nostra città, nelle scuole, e soprattutto ci tirano spesso per la giacchetta a noi amministratori. E qui la terza cosa che voglio dire a Anduccio, quando lui ci diceva che invece di essere fregno preferisce essere stupido. Noi prima parlavamo col mio amico Guido Campana e collega assessore, vorremmo essere stupidi come te, e se tu non hai più tempo da perdere nel tuo comune, un posto come assessore c'è anche qui da noi. Grazie. Complimenti, complimenti. E voglio citare ancora la signora Brochard, quando parlava, una cosa mi ha colpito moltissimo all'inizio, che parlava del tecnico della fotografia, del maestro della fotografia, come il maestro di luce. Voi date luce all'arte del cinema. Grazie, grazie. Grazie, grazie e ancora complimenti a Luca Bigazzi. Rimanga ancora con noi per un attimo, perché... anche nel suo caso, ci mancherebbe, ci sono ovviamente delle immagini che la riguardano, estratte da La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. L'idea di questa mostra di frutto in verità non è mia. Il vero ideatore è mio padre. Comincio a fotografarmi dalla nascita tutti i giorni. Una foto? Ogni giorno. Mai dimenticato neanche una volta.
Dai 14 anni in poi l'ho seguito io. Mi sono fotografato tutti i giorni. Prego. Questo palco, ma se ce ne fosse stato bisogno, grazie a queste immagini diamo maggior corpo e valore davvero al riconoscimento che le è stato consegnato stasera. Grazie, se facciamo delle belle immagini è grazie ai registi, quindi il mio ringraziamento è a Paolo Sorrentino ovviamente. E un grazie a Paolo Sorrentino anche da parte nostra. Grazie, ancora complimenti. Adesso finalmente può andare, può tornare in platea, felicissimo. Benissimo. Liberiamo il nostro Luca. Ne liberiamo uno, ma ne chiamiamo immediatamente un altro, perché è arrivato il momento di consegnare l'esposimetro d'oro per gli autori della fotografia stranieri di questa 18ª edizione del premio Gianni Di Venanzo. Per la sua fotografia nel film Miss Violence, per la regia di Alexandros Avranas, il premio a Olimpia Mitiliano. È veramente un caso, diciamo, nuovo, perché Olimpia viene da un paese non tanto lontano, ma la Grecia, dalla quale abitualmente non abbiamo mai avuto dei vincitori greci. This is the first time we have a winner from Greece. Thank you very much. It's really a pleasure to have you here tonight. I want to thank Teramo Nostra per questo premio. Io sono emozionata. Diciamo la verità. No, perché Olimpia da rabbambina ha studiato italiano. You studied Italian. Try to remember something for us. Ma me la vuoi mettere in difficoltà? Sono già tutti emozionati. Ora vuoi farla anche parlare in una lingua diversa dalla tua. Scusatemi per la mia What do you understand of the Duccio show? The Italian Abruzzese cabaret. Maybe we can try to translate from Abruzzese to your language. I couldn't understand even a word yesterday from my driver. Non ha capito niente neanche ieri quando l'autista che l'ha accompagnata le parlava, lo possiamo comprendere. Comunque, per farsi di vedere qualcosa che possiamo capire tutti insieme, vediamo delle immagini del film al quale ha lavorato. Prego la regia. Questo è l'ultimo mese che riceverete il sussidio per tre figli. Perderete i 170 euro a causa della morte. Vincitore del Leone d'Argento per la migliore regia e la Coppa Volpi come migliore attore a Venezia. Come hai permesso che accadesse? Come? Le ho detto tutto. Dov'è Eleni? In questura. Io violento. Sta scherzando? Miss Violence, dal 31 ottobre al cinema. Miss Violence, un successo, grazie.
grazie anche allo splendido lavoro di Olimpia Mitiliano. Questa sera noi stiamo parlando di, ci ispiriamo a grandi direttori della fotografia, Gianni Di Venanzo che dà il nome a questo premio. Volevamo sapere se anche lei ha avuto magari un maestro. Had you a photography director master? Yes. Your master? Your master? Yes, 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 the director of photography. Before I leave from Greece, I found another director of photography in the airport, an old one and really important in my country. Prima ha conosciuto un vecchio direttore della fotografia in aeroporto, è un direttore della fotografia molto importante nel suo paese. He's almost, he will be the same age with Mr. Di Venaggio, and he said to me, if someone said, ask me which prize should I take, the Oscar prize of cinematography and Gianni Di Venaggio prize, I will choose Gianni Di Venaggio. Ah, addirittura. Grazie mille per questo. Se gli avessero chiesto, insomma, un personaggio da premiare, appunto, il più grande per questo settore, appunto, avrebbe premiato proprio Gianni Di Venaggio, e quindi ricevere un premio a suo nome questa sera è per lei il massimo. Grazie, le facciamo un applauso. Grazie. E allora a questo punto la togliamo d'impaccio e procediamo con la consegna del premio, quindi chiamiamo il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Intanto vi leggo la motivazione per aver saputo suggerire nella luce del film Miss Violence la cupezza di una follia terribile che si fa strada tra le pieghe di una vita apparentemente ordinaria, lasciando crescere pian piano la geometria del dramma. Buonasera. Prego, si presenti, tanto questa sera è anche un po' sono l'assessore Campana, però saluto vostra. Tutti e sostituisco il presidente Chiodi, che purtroppo, come diceva prima il professore, non è qui con noi, però ci teneva a essere presente anche non fisicamente. Benissimo, e allora a lei l'onore della consegna dell'esposimetro d'oro ad Olimpia Mitiliano. Seconda volta che una donna, it's the second time that a female director of photography, che una donna vince questo premio. Quindi, insomma, il premio di Venanzo non si è dimenticato delle donne neanche nel passato. We don't forget the women. Thank you. Olimpia Mitiliano. Sì, certo, vuole aggiungere qualcosa? My second name is Mitilineu. Mitilineo, mi deve scusare, ha fatto benissimo a correggermi. Grazie, grazie mille. Non era facile, però, certo, questa. Certo. Io ho tentato, ho sperato fino alla fine. Pensa se ti chiamassero in Grecia a condurre una cerimonia di presentazione greca con tutti i nomi greci, sarebbe. Ma guarda, io posso dire che il mio cognome Giallonardo lo sbagliano spessissimo anche in Italia, quindi insomma. Però mi dispiaccio sempre quando si sbagliano i cognomi. Però tu lo sai ripetere adesso correttamente, così come ce l'ha Giallonardo, detto. Giallonardo? No, il suo. Ah, è molto difficile. Ti sfido. Vedi che. Dai, stai qui con me perché siamo giunti all'ultimo esposimetro di questa 18ª edizione del premio Gianni Di Venanzo, esposimetro d'oro alla carriera. È facile questo, eh? Questo è facile, eh? Sì. Sì? Sì. Ma vuoi dar tu l'annuncio? Claudio, io non c'ho gli occhiali, eh? Claudio Cirillo! Claudio Cirillo è un grande nome della fotografia italiana, perché dovete sapere che lui ha lavorato, fra i tanti con i quali ha lavorato, con Ettore Scola. Adesso Ettore Scola ha una caratteristica. Buonasera. Ettore Scola, è vero che Ettore Scola non sopporta di lavorare con lo stesso direttore della fotografia più di due film, e invece tu ne hai fatti tanti, quindi sei stato quello che è il più lungo. L'hai accalappiato. Come si fa con una... è vero? Ma come hai fatto? Lasciami fare una considerazione. Tutti hanno ringraziato tutti, ma lasciatemi ringraziare voi, pubblico straordinario e paziente. Grazie. Bravo, bisogna
bisogna ringraziare il pubblico, perché senza il pubblico il lavoro di noi tutti non avrebbe senso. Allora, visto che lei è molto attento, vedo le posizioni, lì c'è un altro segno che noi raggiungeremo per vedere insieme la clip che la riguarda. Subito. Guardalo quanto è bello, ma non è vero che è un grand'uomo? Non ci sta nessuno come a lui. Sì, sarà un grand'uomo, però è pure un bel rompipalle, Sara! Sì? Ma non vieni? Su, spicciati! Ma che fretta tenete? Andiamo al cinema! È cominciato dopo, se no, Dai, muoviti, forza! Andate avanti voi, che vi raggiungo subito. Signorina? Sì, Fausto. Ti devo parlare. Fammi parlare. E invece niente. Zitta. Capito? No, non voglio sta zitta. Ciccio! Eccomi, signore. Dove ti sei cacciato? Comandi. Stai qui. Mettiti a sedere se c'è una sedia. Comunque stai qui. Ciccio, per Dio, ti ho detto di non muoverti. Dimmi almeno, perché sei venuto a Napoli? Sono venuto per far conoscere a Ciccio la più nordica delle città africane. Non scherzare, Fausto. Sapevo che vi telefonavate con Vincenzo, ma non pensavo che saresti venuto. Perché? Qual è la ragione? Beh, una ragione c'è, visto che sei così curiosa. Non sono venuto qui per niente. Adesso basta, su, va a casa. Scusa, va la brava, va a casa e lasciami solo col mio Ciccio, che abbiamo un sacco di cose da dirci. Vai, vai, vai. Fausto. Bel vestitino, Sara. Eh sì, bel colore soprattutto. È il colore che ti sta meglio. Anche tu, Ciccio. Sì, signore. Cosa stai a fare sempre qui fra i piedi? Vai, vai a vedere il paesaggio. Vai. Immagini tratte da un altro capolavoro, Profumo di donna di Dino Risi. Mentre guardavamo le immagini si chiacchierava sulla terrazza, ricordi di questa Napoli. Prego. Volevo prima rispondere a Stefano. A proposito di scuola, mi ha portato, diciamo, il destro per dire quello che devo dire. Il fatto che scuola non abbia fatto tanti film con lo stesso direttore della fotografia mi offre la possibilità di dire che con me il settimo film non l'ho potuto fare, perché non l'ho voluto fare, lui è ancora vivo, perché lui non si stanca della gente, ma fa stancare la gente. No, meno male, perché siccome sembra che qui parliamo sempre bene di tutti, no? E poi è difficilissimo ascoltare un direttore della fotografia che dice di un regista che non sia bravissimo, buonissimo, simpaticissimo. Lui non ha detto che non era bravo, ha detto che l'ha fatto proprio stancare. Allora, io mi sono... i miei figli, due lì e il nipotino, sono testimoni oculari, hanno visto la mia tragedia. Sapevo che cosa avrei perso. Lo sapevo benissimo che era un danno, ma la schiena diritta, signori, è importante. L'arte, tutto quello che voi volete, ma c'è la fotografia. C'è la... dietro alla fotografia c'è un uomo che ha la sua dignità, che io ho voluto difendere, non per strappare un film ancora. No, no, non esistono di questi compromessi. Ci sono i miei collaboratori vecchi come me che ancora mi telefonano. Perché sono affezionati a me? Perché?
perché qualcuno di quelli mi ha detto: mi hai dato persino la coscienza politica. Ecco perché, un uomo perché con Claudio è stato anche, diciamo, una persona che ha, diciamo, ha lavorato per i diritti di chi lavora sul set, diciamo, sì. No? Attività, si può dire, sindacale, no? Diviso. Ho sempre sostenuto le cause di coloro i quali facevano fatica a farsi sentire, e io mi mettevo dalla loro parte, sono stato sempre dalla loro parte, e qualunque cosa mi fosse sconvenuto fare, io invece l'ho fatto per loro, con l'impopolarità, d'accordo con voi, forse giocandomi qualche produttore, giocandomi qualche film, però, come ripeto, posso stare qui su questo palcoscenico, guardare in faccia a tutti quanti, soprattutto mio nipotino di 15 anni e i miei figli. Un uomo con la schiena dritta, e allora i tanti collaboratori con i quali ha lavorato saranno felici questa sera di questo riconoscimento che le viene tributato per aver interpretato una figura di grande nobiltà artigianale del cinema italiano e per aver dato un contributo decisivo alle migliori commedie all'italiana degli anni 70 e 80 al fianco di autori come Ettore Scola, Nanni Loi e Dino Risi. Questa sera siamo felici di conferirle questo premio. A premiare arriva... Premiarti sarà padre Virginio Fantuzzi, che è un'autorità del cinema italiano che non molti conoscono, perché padre Virginio è un sacerdote e spesso ha difeso i film italiani nei processi nei quali si diceva questo film è da bruciare, e un sacerdote, padre Virgilio Fantuzzi, spesso ha preso le difese con coraggio, un leone della cultura, ha preso le difese di film che adesso magari possiamo chiedere a lui poi di quali. Buonasera padre Fantuzzi, benvenuto, le diamo un microfono. Beh, onoratissimo di premiare un uomo che ci ha dato una testimonianza di umanità che penso che tutti quelli che sono presenti questa sera se la ricorderanno per un pezzo. E allora, premio alla carriera. Grazie tanto. A Claudio Cirillo. Grazie a padre Fantuzzi, ancora grazie per essere stato con noi, grazie anche per le sue parole. Grazie ancora. Complimenti. Ne avete? No, ne vogliono ancora, guardi. Grazie e complimenti. A questo punto è arrivato il momento di chiamare, sì, però è arrivato un momento importante, perché dobbiamo chiamare accanto a noi due amici, due persone molto importanti per questo premio. Infatti vorrei qui Piero Chiarini, presidente del premio, e Sandro Melarangelo, direttore artistico. Bentornato. Buonasera. Grazie a tutti. Allora, penso che anche questa 18ª edizione, dove siamo diventati adulti, perché abbiamo cominciato questa avventura 18 anni fa, però credevamo in questo progetto con molte difficoltà, lo stiamo portando avanti, come sapete le difficoltà, però penso che noi dobbiamo essere di esempio ai giovani che stanno dietro di noi, che ci danno un grosso aiuto. Io voglio ricordare Alessio Palandrani, Rosa Ullucci, Cosima Pagano, sono tanti giovani, non mi metto a nominarli tutti quanti, che lavorano per questo premio gratuitamente, che ci danno una grossa mano e che cerchiamo veramente di portare avanti, perché la nostra città culturalmente, se l'Abruzzo sembra terra di lupi descritta da Silone, però non è solo terra di lupi, è una terra che si impegna per portare avanti i propri progetti,
diciamo, forte e gentile l'ostinazione di portare avanti veramente questi progetti, alla riscoperta dei nostri autori, che non sono pochi. Noi quest'anno, se chi vorrà, domani è una mostra nel nostro museo civico di Norberto Sacaria, pensato, un pittore giovanissimo morto a 24 anni, però se vedete le sue opere meritano un'attenzione internazionale. Quindi abbiamo fatto tantissimo. Io capisco il momento che si vive, però speriamo solo se ci impegniamo tutti quanti, non possiamo aspettare dagli altri che ci risolvano i problemi dobbiamo cercare di risolverli tutti insieme e tutti quanti facendo la nostra parte. Grazie. E io sono d'accordo con il presidente Piero Chiarini. Per rinnovare l'impegno per portare avanti il premio di Venanzo, e voglio ricordare che nel lontano marzo del 1996, ricorrendo il 40° della scomparsa di Gianni Di Venanzo, noi decidemmo di intitolare una via a questo grande direttore di fotografia. E nel momento in cui si scoprì la targa, Gianni Di Venanzo, direttore di fotografia, era presente il Gotha del cinema italiano, soprattutto gli autori di fotografia storici, importantissimi, come Tovoli, come il grande Di Palma, e poi ancora Rotunno. Ma con questi erano presenti anche dei registi che avevano lavorato con Gianni Di Venanzo, la Lina Wertmüller, poi ancora Lizzani e Giuseppe De Santis. Lizzani, che abbiamo ricordato tra l'altro essere stato il regista di un suo primo film fatto con Gianni Di Venanzo alla prima esperienza di direttore di fotografia, quindi è una parte importantissima della storia che lega questi due. In quell'occasione Giuseppe De Santis e Carlo Lizzani si avvicinarono a noi due per dire che era il caso di portare avanti il progetto di valorizzazione di questo nostro grande concittadino che era Gianni Di Venanzo. Cioè, intanto sottolineavano il fatto che in tutta Italia non c'era una città che avesse intitolato una via a un direttore di fotografia. Era la prima volta che veniva fatto a Teramo. E a Teramo, da allora, noi abbiamo istituito il Premio Internazionale della Fotografia del Cinema nel nome di Gianni Di Venanzo, di cui siamo orgogliosi e che porteremo sicuramente avanti, grazie soprattutto al Presidente, che è una persona molto determinata. Grazie, allora tenete pure il microfono, facciamo un passo avanti, non ci lasciate, rimanete qui con me sul palco, perché siamo arrivati al termine di questa cerimonia di premiazione. Io vorrei ancora velocemente ringraziare tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa serata, quindi innanzitutto vi gregherei un applauso per colui che ha seguito tutti i movimenti, gli ingressi, le uscite, le clip, e quindi un applauso al nostro regista Gianfranco Manetta. È stato presente con la sua splendida musica in tutta la serata il maestro Franco di Donatantonio. Grazie maestro. Bravo maestro. E ancora Marco Teramo per le luci e il video. Grazie Marco. E poi io vorrei chiamare qui le ragazze che ci hanno aiutato in tutta la serata con i microfoni, con i premi e i riconoscimenti, quindi ragazze raggiungeteci sul palco così anche che vi possano ammirare e darmi l'occasione di ringraziare la boutique Marie Claire di Teramo per gli abiti che state indossando. Ringraziare Air Studio di Pisana per le acconciature e un grazie alle foto di Foto Franco Teramo di Franco Di Carlo. A questo
questo punto siamo tutti, abbiamo davvero concluso, non mi resta altro che ringraziarvi e darvi l'appuntamento nel 2014 per la 19esima edizione del Premio Internazionale per la Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo. Scusa, ma un applauso per questa signorina. Scusa. Grazie. Vi ringrazio per il vostro calore. C'è un film di Mario Martone che è costruito tutto su un abito rosso, no? Ve lo ricordate? L'amore molesto, eh? Eccolo qua, l'hai tirato fuori da... L'ho interpretato bene, me lo auguro. Grazie ancora, buon proseguimento di serata e appuntamento all'anno prossimo con la 19esima edizione di questo premio. Ciao a tutti, grazie.